Massimo Barbolini, immediata vigilia dei quarti di finale, il primo step è stato conquistato, ti chiedo di fare un'analisi di quello che è stato fatto fino adesso. Ma penso che abbiamo fatto il nostro dovere e anche qualcosa di più, nel senso che in questi giorni siamo riusciti a trovare bene il gioco. Penso che ieri sia stato un altro passo in più, perché abbiamo ripreso dopo due partite molto facili, abbiamo ripreso il nostro palleggiatore che ha avuto qualche problemino, siamo arrivati a un passo dal vincere contro la Russia, che è una squadra di altissimo livello come noi, e adesso siamo lì, siamo pronti. Penso che in questo, come bilancio, sia quindi positivo. Adesso inizia l'altra Olimpiade, inizia quella che conta, inizia quella che parte con la ricerca di questa impresa che sappiamo difficilissima, però penso che ci sia la consapevolezza della difficoltà di questo evento. Penso che questo sia molto importante. Forse, come ho detto, 4 anni fa sembrava che quasi tutto ci fosse dovuto, perché avevamo vissuto un'annata trionfale, quella del 2007, e nonostante i tanti problemi che avevamo avuto nel 2008 sembrava più che a noi, a quello che girava intorno, che fosse tutto dovuto a questa nazionale. Invece ci siamo scontrati sulla realtà che se qualcuno gioca meglio di te è giusto che vinca quest'anno, per cui questa edizione penso arrivati un pochino più in sordina, non per voler nostro, ma così, perché evidentemente era giusto così. E adesso siamo qui con grande umiltà, sapendo che sarà difficilissimo questo impegno e sapendo che troviamo una squadra di grande valore. E 4 anni che stai pensando a questa notte, a questa vigilia, alla partita di domani? No, onestamente no, ma guarda, l'Olimpiade passata penso che non sia stata da dimenticare assolutamente. Le cose negative sono da ricordare, perché penso che sia importante, perché ti fanno capire, al di là dei tuoi errori che puoi aver commesso o non commesso, ti fanno capire quanto sia ancora più difficile riuscire a ottenere, per cui sono uno stimolo grandissimo. Quindi questa è la consapevolezza, è solo questa, che siamo arrivati, che questo è un gruppo fantastico che è ancora riuscito dopo 4 anni a giocarsi, ad arrivare lì, alla vigilia di potersi giocare un'impresa. Speriamo assolutamente di non fermarci come 4 anni fa. Dall'altra parte della rete c'è questa Corea che c'ha il bomber di questo torneo, non te lo pronuncio perché per me è impronunciabile. Che cosa ti attendi dalla gara di domani? Ma è una Corea che penso abbia fatto molto bene. Oggi abbiamo parlato molto con le ragazze, penso che appunto ha un giocatore di altissimo livello, però se è arrivato dove è arrivata rispetto agli altri anni è perché sono anche tante giocatrici nuove che giocano molto bene a pallavolo, per cui la nostra attenzione, ovvio, deve essere su questa giocatrice, che è una giocatrice importante, però come sempre cade in queste partite, la si vince se si ferma le altre, la si vince se si fermano anche le altre, perché questa è una giocatrice che devi ammettere, se ti fa 20, 25, 30 li può fare, l'importante è che siano le altre a essere fermate. Abbiamo iniziato a parlare un pochino, andare a domani sera ne abbiamo ancora tempo, dobbiamo pensare penso anche molto a noi, penso che questo, le squadre di alto livello debbano sia adeguarsi sempre a quello che fanno gli altri, però devono soprattutto cercare in queste occasioni, poi che è arrivata la volata finale, di cercare di migliorare tantissimo e fare molto meglio le cose che sanno fare bene di loro. Penso che ci abbiamo le possibilità, noi in questa Olimpiade quando ce n'è stato bisogno l'abbiamo fatto, adesso diventa assolutamente una necessità insostituibile quella di far veramente bene quello che sappiamo fare. Non è insostituibile, ma quasi. Leo Lobianco, come sta? Sta bene, oggi ha allenato, ieri che è stato un ottimo test, come ho detto quella partita ieri penso sia stata importante anche per questo, perché è rientrata, ha giocato ci siamo messi d'accordo di giocare 2 set, poi alla fine, visto che le cose andavano bene, ne ha giocata anche un terzo, oggi si è allenata, è ovvio, è un problemino quello della schiena con cui è abituato a convivere da tanto tempo, lo staff medico sta lavorando molto bene per far sì che possa appunto giocare tutte queste partite e per domani siamo tranquilli. Le coreane non guarderanno questo video, secondo te loro che cosa stanno preparando, cosa cercheranno di fermare del gioco azzurro? Ah, non lo so onestamente, non lo so, perché loro penso che siano quelle squadre che giustamente forse anche pensano molto a loro, non è che cambiano tantissimo le cose, io ho visto negli anni giocare contro queste squadre asiatiche è difficile che da un anno a un altro ti cambiano tanto, loro fanno quelle determinate cose, soprattutto come scelta a muro che fanno più o meno con tutte le squadre e fanno benissimo, benissimo la parte loro, che è quella parte, la parte del cambio palla, che veramente sono tra le migliori interpreti al mondo. Questo penso che loro si stiano preoccupando molto di questo, magari vedendo qualche cosa sicuramente per la difesa degli attaccanti nostri, più o meno tutti, però penso che come noi stiamo pensando molto a fare bene loro.
qualcuno forse correndo un po' troppo, perché le Olimpiadi erano Olimpiadi, dice già, guarda già Italia, Stati Uniti, è un po' presto. Ma assolutamente presto, ma non è un discorso scaramantico, perché appunto assolutamente è prestissimo, perché è un'ipotesi, dobbiamo vincere noi, dobbiamo vincere gli Stati Uniti. Penso che questa Olimpiade, guardando tutte le partite, sia del torneo maschile che del torneo femminile, ci sta abituando a tantissime sorprese e ci sta abituando appunto che noi sappiamo che dobbiamo vivere la giornata, per cui adesso dobbiamo assolutamente, non è una risposta di dovuta, noi dobbiamo assolutamente pensare a questa partita, perché oltre a quello che c'è dopo questa partita ci sono ancora 24 ore, non si sa cosa può succedere. Un'ultima cosa, come sta vivendo Massimo Barbolini questa Olimpiade a titolo personale? Ma bene, con tanto entusiasmo, ripeto, forse appunto con la consapevolezza così di non fare, ma di fare quasi tutto quello che era stato fatto prima, non fare tanto quello che magari, che ne so, 4 anni fa sono stato tanto tempo a pensare, aspettare chi sarà, chi non sarà la semifinale, ma meglio questa, meglio quell'altra. Quest'anno assolutamente no, quest'anno ho imparato che stavo quasi andando a letto, per cui proprio molto tranquillamente, chi c'era, si sa che era una squadra difficile. Poi una volta imparato mi sono messo di 2 ore a guardare il video, però ti dico, non, l'ho vissuta con molta più così, tranquillità, e questo penso che sono quelle piccole cose d'esperienza che alla fine possono anche fare un pochino la differenza, non solo per un allenatore ma anche per le giocatrici. Quando si parlano della famosa esperienza, delle cose vissute, anche questa fa parte del bagaglio.